sul canale YouTube di Ossigeno, dove questa nostra discussione, questo dibattito resterà visibile, consultabile anche successivamente, subito dopo la conclusione del dibattito e anche nei giorni successivi. E voglio dire due parole prima di entrare nell'argomento proprio della discussione. E per dire che questa iniziativa è stata organizzata da Ossigeno per l'informazione, che molti di voi conoscono, che è un'associazione non profit, un'associazione non governativa che è nata come unione volontaria di un gruppo di giornalisti con lunga esperienza e anche accademici che studiano il diritto dell'informazione per sperimentare per mettere alla prova una ipotesi che nella nostra vita professionale avevamo formulato, avevamo avuto occasione di intravedere da molti indizi, cioè che l'Italia non fosse già abbiamo cominciato nel 2008 questo lavoro, un paese in cui la libertà di stampa sia pienamente libera, la libertà di stampa, la libertà di espressione, ma fosse insidiata, oltre che da tanti problemi che ci sono in tutti i paesi, anche liberi e democratici, che sono il condizionamento del finanziamento dell'editoria, le pressioni e comunque diciamo contenute entro limiti accettabili dalla dialettica e da fattori tecnologici, eccetera, ma anche da quella che è una caratteristica dei regimi autoritari, cioè l'uso della legislazione, le limitazioni della legislazione, l'uso di procedure sul piano legale, giudiziario, che permettono di mettere dei lacciuoli, dei bavagli, di limitare questa libertà, in particolare che questa libertà fosse condizionata da minacce, intimidazioni anche molto gravi e dall'abuso del diritto di querela per diffamazione a mezzo stampa. Ecco, quando noi abbiamo cominciato allora questa attività, l'abbiamo lanciata con un saggio che mi piace ricordare, fu pubblicato sulla rivista del Mulino, Problemi dell'informazione, che era diretta dal compianto Angelo Agostini, che era anche il direttore della scuola di giornalismo della LUMSA di Milano e che è stato un pilastro di Ossigeno per l'informazione fino a quando nel 2014 ci ha lasciato per una brutta malattia che lo ha fulminato in pochi mesi. Quindi io colgo questa occasione anche per ricordare Angelo Agostini, che è stata una figura che su questa problematica ha svolto un'attività importante e ci ha aiutato a portare questi nostri dubbi, queste nostre ipotesi anche nelle stanze più alte. E quindi noi abbiamo cominciato questa cosa con questo saggio che era intitolato Il continente inesplorato, no? Cioè noi presentavamo questa cosa come un continente da esplorare. E insomma, per farla breve, noi abbiamo cominciato questa attività diffondendo questo dubbio innanzitutto e ci siamo trovati di fronte a moltissime obiezioni, soprattutto un atteggiamento di assoluta incredulità. Ci dicevano no, queste cose, le minacce per limitare la libertà di informazione, le intimidazioni, queste cose le usano i regimi autoritari, li usano, ci sono in Turchia, in Russia e così via di seguito. Ma in Italia va bene, ci sarà qualche caso sporadico. Ecco, noi mi limito a ricordarvi questo inizio
per dire che noi a questi dubbi, a questa incredulità, abbiamo risposto in questi anni con una modalità scientifica di verifica di quell'ipotesi. Ecco, noi abbiamo ricercato dei fatti comprovanti la nostra ipotesi e abbiamo dimostrato la nostra tesi pubblicando, ormai sono quasi 5.000, credo 4.009, episodi in cui la libertà di espressione, l'attività e il diritto di cronaca, la libertà dei giornalisti di pubblicare liberamente informazioni attuali di pubblico interesse rispettosi della deontologia, ecco, questo diritto è stato violato nei confronti di quasi 5.000 giornalisti in questi anni in cui noi abbiamo fatto questa osservazione. Ecco, noi non ci siamo limitati a dare dei numeri, abbiamo fatto per ognuno di questi episodi una verifica, un'inchiesta giornalistica rafforzata dal consulenze legali altamente specializzate. Abbiamo ogni fatto, l'abbiamo verificato non due volte come raccomanda la deontologia e la scuola pure che frequentate, ma anche 5-6 volte, e perché noi, diciamo, nel fare questo lavoro abbiamo avuto, abbiamo tuttora il vantaggio di non essere in concorrenza con altre testate, ecco, non abbiamo il problema del tempo di arrivare prima degli altri. Noi abbiamo, essendo un centro di osservazione che deve sostenere delle verità, ecco, noi ci possiamo concedere più tempo. E abbiamo fatto tutti questi accertamenti, sono state tutte pubblicate, si possono rivedere sul sito di Ossigeno, ossigeno.info, e abbiamo avuto pure qualche infortunio, insomma, nessuno è perfetto. Su queste quasi 5.000 verifiche fatte con questo fact checking rafforzato, ecco, ci siamo dovuti correggere due o tre volte. E lo abbiamo fatto pubblicamente, no? Perché essendo il medico abbiamo informato le stesse persone a cui avevamo detto che quel fatto era vero in quell'altro modo. E adesso stiamo continuando. Ecco, quest'anno per la prima volta questo processo, questo progetto ha anche il sostegno di un fondo dell'UNESCO. Avremo modo di parlarne perché organizzeremo altre iniziative per le quali chiederemo la collaborazione anche di giornalisti e di altri giornalisti in formazione e di altri che vogliono dare una mano per difendere la libertà di informazione, per difenderla, come diciamo noi, sia attivamente, in modo che gli operatori del mondo dell'informazione facciano delle azioni coerenti per fermare le intimidazioni e le minacce sistematiche, ma anche per chiedere che altri facciano quello che spetta a loro. Ecco, in particolare il governo, il Parlamento, la magistratura, ecco, ci sono delle leggi da cambiare, ci sono delle procedure da cambiare, ci sono dei codici di autoregolamentazione da darsi pure, anche per difendersi meglio, ecco, per non presentarsi in ordine sparso. Ma di questo avremo modo di parlare e vi sarete informati delle iniziative che faremo nelle prossime settimane. Oggi veniamo al tema di oggi, che rientra diciamo nell'attività che fa Ossigeno, perché il giornale L'Ora è stato tante cose, ecco, ma noi oggi ci siamo fatti promotori di questa iniziativa, io e altri in primo luogo come reduci di questa grande impresa che è stata quella del giornale L'Ora, in quanto eravamo redattori, cronisti di questo giornale, come avremo modo di dire sia pure brevemente, ma perché questo giornale ha rappresentato
rappresenta tuttora nella storia del giornalismo, e lo diciamo senza retorica, un esempio particolare, no? Di un piccolo giornale che, operando in un territorio molto difficile, la Sicilia, e in anni più difficili di quelli attuali, quando diciamo nessuno esitava a brandire il reato di vilipendio dello Stato per ostacolare l'attività di un giornale in cui la mafia era estremamente sanguinosa e non si riusciva neppure a dirne il nome, ecco, questo giornale è stato una luce che ha illuminato la situazione. In particolare ha fatto, è il giornale che nel 1958, quando nessuno osava dire la parola mafia, intendo dire sui giornali in particolare, ma sui giornali si diceva che la mafia non esiste, che la mafia era un'invenzione dei comunisti per accusare il governo, lo diceva pure il cardinale arcivescovo di Palermo. Cioè, questo, mentre tutti dicevano questa cosa, fecero una cosa grandiosa. Fecero una grande inchiesta e pubblicarono in prima pagina i nomi dei capi della mafia. Il principale era Luciano Riggio, allora, di cui nessuno usava fare il nome. Pubblicarono delle foto a caratteri cubitali con lo stile dei cartelli del Far West dei ricercati e con il titolo apparato per caratteri cubitali, quest'uomo è pericoloso. E dentro un'inchiesta che diceva: ecco cos'è la mafia, ecco chi sono i capi, ecco che cosa fanno. E queste cose li potete leggere nei libri, non parleremo di questo oggi, ma anche in questo libro che presentiamo oggi viene ricordata questa cosa, il fatto che la sera stessa Cosa Nostra reagì cercando di distruggere la tipografia del giornale con una bomba che provocò dei danni ma non riuscì a bloccare. I giornalisti furono messi sotto scorta e l'inchiesta continuò con in 23 puntate. Fu un giornalismo di squadra che ancora oggi, per le modalità con cui fu fatto, costituisce un punto di riferimento di come si dovrebbero trattare queste cose, sia per proteggere i giornalisti che lo fanno, ad esempio c'era la firma collettiva, non c'erano, si decise, come poi questo giornale ha continuato a fare altre volte, per le cose più difficili, di eliminare le firme individuali sugli articoli e presentare la squadra al completo, utilizzare oltre a giornalisti bravi nelle analisi, nella ricerca della notizia, dei giornalisti scrittori che realizzavano la parte di scrittura insomma, questo giornale è andato avanti, si è scontrato col governo, guidato per 20 anni da questo nostro grande direttore che ci ha lasciato 10 anni fa, Vittorio Misticò, il quale, come ha scritto nel suo libro di memorie, che io invito tutti i giornalisti, gli apprendisti giornalisti che non l'abbiano ancora fatto, a leggerlo, perché è un libro bellissimo, in cui lui racconta questi 20 anni di grandi avventure, in cui fra l'altro, io voglio citare solo questo, e lui dice che praticamente passava più tempo in tribunale che nel suo ufficio in redazione. Perché? Perché era arrivato ad avere più di 100 querele, ma non solo querele, processi per diffamazione, eccetera. Ebbene, la storia del giornale non la possiamo rifare qui, e chiunque la può leggere, la conosce. Allora, questo giornale, che ha avuto tutti questi meriti, era un giornale piccolissimo, però debole, e era un giornale del pomeriggio per necessità, non che volesse essere, perché fare un giornale del pomeriggio costava di meno. L'editore era il Partito Comunista, tramite società
diciamo che facevano da cuscinetto, ma insomma tutti sapevano che il proprietario, l'editore era il Partito Comunista, come era l'editore di Paese Sera. E a un certo punto i soldi, nonostante, cioè voglio dire, questo fatto, questo giornale che era a Palermo, che era del pomeriggio, era un giornale che in tutto pubblicava, riusciva a vendere 10-15 mila copie quando faceva il boom, però aveva un'influenza enorme e su tutta l'informazione nazionale, in particolare su quella locale, ed è il giornale che ha aperto la strada, tra l'altro, all'istituzione della Commissione parlamentare antimafia, che ha aperto gli occhi a tutti affinché si parlasse della mafia, non in termini astratti, ma in quei termini di criminalità organizzata, cioè di criminalità che vive di connubio, connivenza, partecipazione della politica e dei settori dell'imprenditoria. Ecco, un giornale che ha aperto tantissime strade, a cui io e gli altri relatori che oggi prenderanno la parola siamo molto legati. Però questa cosa è finita a un certo punto, perché questo giornale si è trovato, l'editore si è trovato in difficoltà, e nonostante infiniti riconoscimenti non si è riusciti a trovare, bastavano pochi soldi per trovare una proprietà che lo facesse andare avanti, che facesse, ecco, noi oggi vogliamo, l'ho detto, non possiamo fare, non c'è tempo di fare la storia del giornale e di analizzare i dettagli. Noi però vogliamo discutere insieme a voi questo problema di un giornale, e non è l'unico, no? Perché poi questa cosa si è ripetuta per i siciliani, il giornale fondato da Pippo Fava, che poi il figlio Claudio Fava cercò di continuare a fare esistere, giornali che avevano una funzione sociale importantissima, che proprio nella lotta alla mafia sono stati molto importanti, che però non hanno più trovato i mezzi per andare avanti. Ecco, ma insomma il giornale L'Ora non era solo il giornale che lottava contro il malaffare, lottava contro la corruzione, era dalla parte dei cittadini, era un giornale edito dal Partito Comunista, ma non parlava come un giornale di partito. Infatti aveva sostegni, adesioni, una popolarità in tutti i settori politici. Era insomma il giornale veramente popolare, nel senso delle persone che volevano migliorare le cose, volevano denunciare tutto quello che non andava. Ebbene, io concludo dicendo questo: la domanda a cui oggi noi ci confrontiamo con tutto questo, perché non si è riusciti più, almeno questa è la mia opinione, a creare un giornale simile in Italia? Anzi, noi di Ossigeno abbiamo pubblicato un'inchiesta su questo che si chiama Molta mafia, poche notizie, potete trovare sul sito di Ossigeno, in cui si documenta proprio questo fatto che molte notizie che riguardano la corruzione, le connivenze mafiose, anzi, trovano sempre meno spazio nei giornali, no? Perché io dico quello che altri non vogliono dire, che era, perché è pericoloso praticare, ci si fa nemici, si perdono inserzioni pubblicitarie e così via di seguito. Ecco, queste cose succedono, ci siamo qui. Qual era la mistura, la pietra filosofale che consentiva a questo piccolo giornale debole, che è arrivato ad avere in tutto 25 redattori, insomma, io vi voglio dare solo le dimensioni dell'impresa, no? Con 25 redattori è riuscito per in questa, nato nel 1900, però insomma questa fase di cui vi parlo io è iniziata nel 55 e si è conclusa nel 1992, poco prima della strage di Capaci. Ecco, noi oggi rifletteremo su queste cose e confronteremo le nostre opinioni su che cos'era che permetteva allora e che cos'è che oggi impedisce di fare
qualcosa di paragonabile, di simile, di altrettanto importante nel settore dell'editoria. E comincio intanto dando la parola al professor Pianura e poi faremo questa veloce giro di opinioni di questi cinque relatori che hanno accettato oggi di confrontare le loro opinioni pubblicamente su questo tema. Bene. Allora, un ringraziamento e un saluto ad Alberto Stampinato, a tutti i colleghi che sono in collegamento. È un vero piacere per noi del Master in Giornalismo della LUMSA ospitare questo evento per tanti motivi che cercherò di spiegare brevemente. Ringrazio e saluto anche, non so se è in collegamento, il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio. E la presentazione di questo libro è anche l'occasione, non è l'ora edizione straordinaria, è anche l'occasione per una riflessione su di noi, dove su di noi intendo noi colleghi, ma anche noi allievi praticanti del nostro master, vale a dire gli allievi che stiamo cercando di formare per il futuro, per la professione del futuro, cercando nei limiti del possibile anche di adeguarla a quelle che sono le sfide di questo futuro. Non credo sia un'operazione nostalgia quella che stiamo facendo oggi, è il racconto, secondo me, di un'esperienza straordinaria, ma anche attuale, e che io considero veramente un capitolo della storia del giornalismo, per i motivi che ha cominciato a illustrare Alberto e per tanti altri anche. In questo libro troviamo per esempio una fotografia in cui compaiono Nisticò, lo storico direttore dell'Ora, insieme a Sciascia, Guttuso, Consolo. Ma perché? Perché questi grandi intellettuali accettarono a un certo punto di diventare direttori responsabili dell'Ora a rotazione, perché c'era un fenomeno che c'era ieri, ma c'è anche oggi, che è quello delle querele temerarie. E attraverso le querele, piogge di querele, si tentava in qualche modo di impedire e anche di fermare il lavoro. E è un elemento assolutamente, come dire, inedito. Confrontiamolo con la situazione di oggi, che un scrittore come Sciascia, un grande scrittore come Guttuso, accettasse un incarico di questo genere. Ho letto tanti degli interventi di cui questo libro è ricchissimo, me ne sono segnati alcuni. L'intervento di Sorgi, nel quale per esempio ricorda e racconta il giorno della morte di Moro, di quando il giovane cronista fu mandato in giro a raccogliere le opinioni della gente comune, se ne tornò e disse: guarda, direttore, che alla gente comune non gliene frega niente che Moro è morto. Non ricordo se era il direttore oppure Farinella, e Farinella prese il petto e lo strappò davanti, ma scrisse dopo un commento per dire, no, per lamentare l'insensibilità della gente di fronte a una tragedia incredibile, una tragedia italiana. Oppure anche l'intervento per esempio di Calabrò, che parla di un giornale radicato nelle province, ma mai provinciale,
e ricorda il titolo di un'inchiesta storica dell'ora, che fa quasi il paio con il titolo dell'inchiesta storica dell'Espresso, Capitale corrotta, nazionale infetta. Il titolo era La mafia dà pane e morte, ad opera non di uno qualunque, quanto invece di uno scrittore come Felice Pilanti. Un giornale distinto, come ha ricordato Alberto, da posizioni di partito, nonostante il Partito Comunista fosse sicuramente l'editore che metteva i soldi, ma con una redazione che riusciva a tenere distanziato il partito dalle scelte di tutti i giorni. E lo stesso Alberto Spampinato, nel suo intervento nel libro, ricorda i giornalisti martiri. Voi sapete che Alberto Spampinato è il fratello di Giovanni, che fu uno dei cronisti dell'ora, che fu ammazzato dalla mafia. Una battaglia utile, scrive nel suo intervento Alberto Spampinato, per capire il giornalismo di oggi. Poi la sostanza è questa, no? Per cercare i collegamenti e vedere quale possa essere il collegamento con... Poi, insomma, gli interventi di Emilio Bozzoni, di Ciccio Lalicata, di Alberto Stabile, ricordo questa pennellata sulla schizofrenia di Palermo, così viene definita, come una grande bellezza da raccontare ante litteram, ma quasi come un cavo di alta tensione tenuto scoperto, potente, bello da vedere, ma di fronte al quale a un certo punto, toccandolo, si poteva anche perdere la vita. Poi il racconto di Francesco Merlo, che racconta l'ora vista da Catania, perché c'era una redazione anche a Catania, che parla di un cinismo della sinistra che non aveva saputo tutelare questo patrimonio incredibile di giornalismo che era nato con l'esperienza dell'ora. Ricordo tra questi interventi anche quello dell'amico Giuseppe Cerasa, che racconta di queste cene, a cui non mi ha mai invitato, devo dire, in cui uno dei migliori ristoranti di Roma, se non il migliore, raccoglieva tutta la storia, oltre che le vite. Invece, e concludo, il risultato che a noi come master interessa di più è quella che è la lezione che noi dobbiamo applicare, rispetto alla quale possiamo trarre spunto dall'esperienza dell'ora. E io queste cose, in un'epoca di crollo verticale delle vendite dei quotidiani, ieri ci sono stati gli ultimi dati in cui parliamo ormai di perdite a due cifre in un anno, quindi una situazione veramente molto grave secondo me per questo paese, oltre che per i giornali. E mi ha interessato tra gli altri l'intervento di Baraldi, in cui ha tenuto a sottolineare alcuni elementi di modernità che erano vivi ieri e sono vivi oggi, e che ci ricordano una cosa sostanziale, il metodo di lavoro. Il metodo di lavoro non è cambiato, se era buono ieri è buono anche oggi. E l'ora, da questo punto di vista, non come unico giornale, poi io come alcuni degli amici che sono presenti vengo, diciamo, da un'esperienza altrettanto rivoluzionaria che quella di Repubblica, credo che sia tuttora valido questo metodo, questa cornice dentro la quale noi poi mettiamo i contenuti. E la modernità era, come giustamente ricorda Baraldi, nel taglio che veniva dato alle notizie, non paludato, completamente diverso
dai giornali tradizionali, non solo giornali, nella veste grafica, anche elemento assolutamente da non trascurare, e nel racconto dei fatti. Quindi da questo punto di vista, diciamo così, la lezione dell'ora, come questo libro in generale, sono sicuro tutti gli interventi dei colleghi che parleranno, sarà sicuramente fondamentale per capire come quel giornalismo possa essere una luce per il giornalismo di oggi, ma anche poi riguardo, diciamo così, avere un punto di riferimento per tutto quello che voi poi in futuro potrete fare. Ecco, ti rilascio il posto. Grazie a Carlo Pianura, che ha evocato l'intervento di Sergio Baraldi, a cui voglio dare adesso la parola, e subito dopo la darò a Francesco Vitale, che ha degli impegni di lavoro, è un collega del TG2. Grazie. E quindi do la parola a Sergio Baraldi, col quale, anche in vista dell'organizzazione di questa discussione di oggi, abbiamo messo in cantiere anche altre riflessioni che permettano di studiare il fenomeno giornalismo d'inchiesta, giornale L'Ora, in modo più approfondito in altra occasione, e vi faremo sapere pure quando lo faremo. E Sergio, a te la parola. Beh, grazie, intanto vi ringrazio per l'invito a questo dibattito molto interessante, ringrazio te, ringrazio anche Chianura per le sue gentili parole. Ma io provo a rispondere alle vostre domande cercando proprio di, come dire, evitare di entrare in una dimensione di ricordo, di testimonianza sul giornale, per invece proprio cercare di ragionare assieme a voi, visto che ci troviamo anche di fronte a degli studenti di giornalismo, su le ragioni per cui L'Ora può essere considerato un laboratorio fondamentale del giornalismo che ha anticipato i tratti di un giornalismo più moderno, anche se oggi questo giornalismo è in crisi e forse meriterebbe una riflessione a parte questo. Però possiamo ragionare sull'ora. Ora, se io personalmente dovessi dare una chiave di lettura, io direi che è proprio con diciamo l'approccio alla mafia e la famosa inchiesta del 1957 di cui voi avete parlato, che segna una svolta anche nella stessa storia dell'ora, che noi possiamo cercare di capire quale esperienza cominciò allora e poi si protrarrò negli anni, fino anche in qualche modo a offrire un possibile esempio ad altri giornali. Per esempio Chianura ha ricordato Repubblica, io non credo di dire una cosa sbagliata se considero in qualche modo Repubblica una delle testate che raccolsero l'eredità del giornale. Repubblica e il gruppo L'Espresso, per il quale poi anche io ho lavorato per tutta la vita. E che cosa, da che cosa partirei? Partirei da una constatazione, cioè la grande svolta dell'ora, a mio modo di vedere, fu nel fatto che al discorso della mafia, vissuta come cronaca nera, sostituì un altro discorso, nuovo, appunto mai fatto prima, della mafia come fatto sociale totale. Io quando parlo di fatto sociale totale mi riferisco proprio alla definizione che ne diede un grande antropologo e sociologo dell'Ottocento, Marcel Mauss, il quale nel saggio sul dono teorizza il fatto sociale totale. Cos'è il fatto sociale totale? È un fatto la cui dimensioni sono tali che riesce a pervadere tutta una società e a influire sulle dinamiche sociali. Lévi-Strauss poi riprese questo concetto e disse:
un fenomeno condiziona l'intera struttura. Quindi la mafia, che prima, diciamo, della famosa inchiesta dell'ora era in qualche modo trattata soprattutto con lo schema della cronaca nera, diventa poi invece un fatto sociale totale. Qual è la differenza? La differenza, diciamo, per dirla sinteticamente, può essere questa, che mentre prima la realtà diventava notizia, dopo la notizia definisce la realtà. Proviamo a capire un attimo che cosa facevano i giornali prima che l'ora iniziasse la sua battaglia e perché il discorso della cronaca nera, la mafia come cronaca nera, fosse in sostanza un processo di riduzione a crimine, a trasgressione, a devianza di un fenomeno invece molto più importante. La mafia, quindi, a parte che non era neanche spesso nominata come mafia, ma neanche nelle sentenze si parlava di mafia, le stesse forze dell'ordine negli anni 50, diciamo così, evitavano di parlare di mafia. Però, soprattutto, diciamo, i giornali si ponevano dal punto di vista del racconto dei fatti diciamo criminosi come se fossero, diciamo così, dei fatti limitati, dei fatti circoscritti che non avevano un contesto all'interno del quale inserirli e che riprendevano in qualche modo la prospettiva in cui si riconoscevano della classe dirigente politica, economica, eccetera, del tempo, che riflettevano gli schieramenti, diciamo, politici e non solo dominanti, e i valori e le consuetudini di quella società. È chiaro che il giornalismo allora era molto influenzato dalle fonti istituzionali, che naturalmente, diciamo così, tendevano a favorire un certo conformismo, ed è ovvio che questo tipo di procedimento aveva come conseguenza quello di ridurre il senso critico sia dei giornali e sia ovviamente dei lettori, ma anche direi di ridurre l'autonomia degli stessi giornali. Quindi c'è, come dire, uno scenario nel quale la nera svolge, la mafia come nera, svolge quasi una funzione, diciamo, di consolidamento della stabilità, del conformismo, perché in sostanza si sa, per chi studia queste cose, che la nera, con la condivisione del racconto, la condivisione della sua sanzione, naturalmente sanzione del fatto singolo, e limitata al colpevole, con il racconto imperniato sulla colpevole e vittima, ribadisce in qualche modo, come dire, una priorità e un senso di comunità che si trova rassicurato. Cioè il sistema sociale reagisce al crimine e lo punisce. Ora, l'ora ribalta questo discorso e trasforma invece la mafia come fatto sociale, sociale totale, come cercavo di dire prima. Perché? Perché intanto mostra il volto nuovo della mafia, diceva prima Alberto, quella prima pagina storica era impensabile non solo per la Sicilia, ma per l'Italia, una prima pagina nella quale c'erano le foto di tutti i boss della mafia nome per nome, e nel quale poi i vari boss della mafia venivano raccontati, si raccontava delle convivenze, delle complicità, delle strategie. Ecco, sottolineerei una cosa, questa inchiesta non solo fu fatta per la prima volta con metodi assolutamente innovativi, si fece un gruppo di lavoro di cui, a parte il direttore Vittorio Nisticò, era Felice Filanti, poi anche scrittore e giornalista di Paese Sera, ne era un po' il punto di riferimento. Ma la cosa più, diciamo, rimarchevole è che questo gruppo andò a Corleone e fece l'inchiesta lì, sul territorio. E altra cosa da sottolineare, per quegli anni addirittura impensabile, non si limitò
a sentire le forze dell'ordine o gli inquirenti, ma andarono a parlare con esponenti della società, sindacalisti, uomini politici, gente comune, raccogliendo informazioni che non erano a disposizione neanche delle istituzioni. Ora, in questo modo l'ora fa una cosa che non era mai stata fatta prima, cioè il retroscena diventa la scena. Quindi, mentre fino ad allora una mafia vista come cronaca nera significava l'illuminazione di singoli tasselli, l'ora per la prima volta fa un'operazione che ribalta, illumina tutto il puzzle, o almeno cerca di illuminare tutto il puzzle. In qualche modo offre ai lettori quello che oggi definiremmo un nuovo framing della mafia. Ora, vorrei sottolineare qui, soprattutto avendo davanti dei giovani che studiano comunicazione, l'importanza, diciamo, di questa operazione dell'ora, perché sostanzialmente l'ora fornisce una nuova, inedita rappresentazione sociale della mafia. Però teniamo presente che la rappresentazione sociale è in qualche modo un serbatoio di significati attraverso i quali anche i cittadini, i lettori, l'esperienza della loro vita quotidiana acquista un senso. Quindi offrire agli elettori informazioni molto più ricche, informazioni che non conoscevano o soltanto intuivano leggendo le cronache, certamente, diciamo, non molto ricche e precise, e questa ricchezza di informazioni allarga l'orizzonte degli elettori e consente loro di poter formulare giudizi nuovi e molto più autonomi rispetto alle, diciamo così, informazioni più conformiste che i giornali e le istituzioni facevano filtrare. Ora, è importante sottolineare qui un aspetto. Questo lavoro incide sulla stessa identità sociale, cioè l'ora comincia un lavoro nel quale l'identità sociale della Sicilia comincia a mutare, cioè i movimenti che c'erano, perché c'erano nella società, movimenti sociali, sindacali, e che erano in qualche modo prima isolati o conosciuti soltanto da diciamo settori sociali limitati, invece vengono inseriti all'interno di una cornice che diventa pubblica, visibile a tutti e diventa patrimonio comune. Per cui è una società che inizia a riflettere su un problema che aveva sottovalutato. Ora, naturalmente questo significa che l'ora offre un framing nuovo della mafia, perché la mafia non è più soltanto un fenomeno criminale. Quando diciamo il giornale che ha nominato la mafia, credo che si voglia dire essenzialmente questo, cioè la mafia non è più solo un fenomeno sociale e non è più, diciamo così, l'onore, la cultura dell'onore, per quanto violenta, non è una forma paternalistica di controllo della società, equivoco per quanto violento, equivoco nella quale per qualche tempo anche l'ora era in fondo, diciamo così, rimasta impigliata. No, è qualcosa di più. È un potere criminale il cui fine è il dominio per il profitto. Ora, vorrei dire, concludi per favore, sì, il prossimo giro. Sì, ora, io credo che questo sia interessante per sottolineare una cosa che magari, se avrò la possibilità, lo sottolineerò meglio nella seconda, in un secondo intervento. Cioè, l'ora in qualche modo così delinea per l'opinione pubblica un'agenda diversa, un'agenda che non era mai stata sottoposta ai cittadini, un'agenda nella quale, diciamo, non c'è come elemento prioritario solo il conflitto sociale. L'ora in qualche modo sembra vedere il conflitto sociale come un elemento all'interno di un conflitto molto più grande, cioè quello tra democrazia e violenza.
e nel quale c'è anche il conflitto sociale. Non a caso la mafia uccise non pochi sindacalisti proprio nella difesa dei padroni dell'agricoltura e non solo. Grazie Sergio. Io condivido questa tua analisi e dico che, diciamo, in quell'insegnamento che c'era di fare la cronaca, che veniva, diciamo, da quella scuola dell'ora di quel direttore Listicò, c'era sempre l'istruzione di vedere che cosa c'era dietro, cioè, insomma, come lo chiamo io per questa cosa, cioè c'era questa rivolgendo soprattutto agli allievi della scuola di giornalismo, quella diffidenza che deve essere in qualche modo sistematica del cronista, di non essere ingannato dalle apparenze, dal comunicato stampa, dalla rappresentazione di una fonte, ma dalla necessità di guardare in controluce, più questa cosa che hai detto molto bene, che le inchieste del giornale L'Ora portavano il retroscena in primo piano, inteso il retroscena come le voci non solo delle forze dell'ordine, della polizia, dei carabinieri, ma dei testimoni, dei familiari delle vittime, pure dei legali, quindi anche nella cronaca giudiziaria, oltre che nera, c'era l'apporto di questi elementi di informazione. E adesso è come se fossero passati secoli da quell'epoca, perché da quando è stato possibile venire sempre più facilmente in possesso di ordinanze di custodia cautelare, di atti giudiziari, eccetera, molta della cronaca si nutre di quello che c'è scritto lì. Quindi i veri cronisti in qualche modo sono i giudici, gli inquirenti, le forze dell'ordine, no? E il cronista che, diciamo, che si limita a quella cosa fa un'attività, per carità, utilissima, perché abbiamo visto che ci sono atti giudiziari che non legge nessuno, che non conosce nessuno, perché ci sono scritti, c'è, cioè, un libro famoso di Lirio Abbate sulle complicità che hanno consentito 40 anni di latitanza a Bernardo Provenzano, è tutto basato, i complici, tutto basato sulla lettura, e lì vengono fuori che c'erano persone che nel frattempo erano diventati ministri, presidenti del Senato e così via. Va bene, allora, Francesco Vitale. Francesco, diciamo, rappresenta un'altra generazione di cronisti del giornale L'Ora rispetto a quella mia e di Sergio Baraldi, che abbiamo cominciato a lavorare lì negli anni 70, io ho cominciato nel 73, Sergio Baraldi credo negli stessi anni, e invece Francesco, diciamo, è arrivato in una fase successiva, perché il giornale ha avuto anche varie fasi. E a te la parola. Sì, io sono arrivato nel 1900, grazie intanto per avermi invitato, mi fa piacere vedere tanti amici e maestri con cui ho lavorato, Bianca, con Sergio non abbiamo avuto modo, Peppino Cerasa, Attilio ovviamente, insomma, e quindi mi fa molto piacere. Allora, io credo che L'Ora a un certo punto, oltre che a raccontare la mafia, divenne un vero e proprio difensore civico dei palermitani onesti, cioè a dire, L'Ora divenne un punto di riferimento per tutti quelli, come dire, che volevano capire che cosa stesse succedendo in quella città negli anni 80, e aveva un rapporto strettissimo con la città. E ci chiamavano dai quartieri quando c'era un problema, quando anche piccoli problemi, quando non arrivava l'acqua o quando era stata staccata la luce. Quindi non era soltanto il racconto della mafia, che certamente era importante, il racconto della Cosa Nostra, ma proprio il rapporto strettissimo con la città. L'Ora in qualche modo fu, come devo dire, svegliò le coscienze, non solo nella società, ma nelle famiglie. Perché negli anni 70 e negli anni 80 di mafia nelle famiglie si parlava molto poco,
come non esisteva per il cardinal Ruffici, come è stato detto, ma non esisteva nemmeno per i padri o le madri di famiglia. Non se ne, anzi, l'uomo d'onore, come dire, veniva quasi rispettato e poteva sempre tornare utile per qualche favore. Non c'era alcuna consapevolezza prima che l'ora lanciasse, veramente facesse capire di fronte a quale mostro ci trovassimo, nonostante le inchieste fatte negli anni precedenti, ma io sto parlando degli anni Ottanta. Negli anni Ottanta questa consapevolezza, e forse non c'è nemmeno oggi per la verità, negli anni Ottanta non ci stava. Io vi do un'immagine per farvi capire che cosa è stato per me il giornale L'Ora. Un pomeriggio, sarà stato l'86 o l'87, adesso non ricordo, l'85 forse, arrivando al giornale, vidi nell'anticamera del giornale, dove solitamente c'era il fattorino Saro Mineo, un signore curvo sulla scrivania che sfogliava la collezione, diverse collezioni del giornale. La collezione del giornale era fondamentale, diciamo, per capire quello che era successo in Sicilia. E all'inizio non lo riconobbi subito, poi mi avvicinai, era Leonardo Sciascia che stava sfogliando nell'anticamera in piedi. Allora, insieme ad altri colleghi, gli dicemmo: professore, venga dentro, che fa lì? Perché sta lì? No, ragazzi, solo un minuto, non voglio disturbare. Ma quale disturbo? Venga dentro. Ecco, questa era l'atmosfera che si respirava al giornale. C'è Sciascia che poi si fermò con noi, giovanissimi, insomma, noi eravamo veramente estasiati dal poter scambiare quattro parole con Sciascia. L'Ora mi ha insegnato una cosa fondamentale, un proverbio siciliano che credo proprio Peppino Cerasa mi disse. Che è questo, per i cronisti, per i giovani cronisti che ci stanno ascoltando, lo dico in siciliano, poi lo traduco: Addina cacamina, s'arritira cavozzachina. Cioè, a dire, la gallina che va in giro mangia e quindi poi è sazia. Il cronista è la stessa cosa: il cronista deve andare in giro, deve andare sui posti, deve andare a vedere, a osservare, a capire, per poi poter raccontare. Io questo insegnamento non l'ho mai perduto, ancora oggi che faccio il capocronista del TG2 non l'ho mai perduto e cerco di darlo, di infonderlo ai miei colleghi. Naturalmente è inutile dire che oggi il mestiere è completamente cambiato, che si fa quasi tutto attraverso questi computer, il web e quant'altro, e nessuno, pochi vanno sui posti a vedere esattamente come stanno le cose. Ma allora fu anche una salvezza. Questo bisogna che io lo dica. Per me è stata una salvezza allora, perché negli anni Ottanta giovinastri come me erano esposti a qualsiasi tipo di rischio. Il rischio maggiore, lo dico senza vergogna, era l'eroina, di cui Palermo era inondata, perché come sapete, come racconta la storia, la si raffinava a Palermo e poi la si spediva in tutto il mondo, dall'America in America e poi quindi in tutto il mondo. Ebbene, L'Ora fu un'ancora assolutamente di salvataggio, cioè, ma non solo per me, per tanti giovani che avrebbero in quegli anni potuto correre dei rischi enormi. Quindi per me non è stato soltanto là dove ho imparato da analfabeta qual è, ho imparato a scrivere e a fare il giornalista. È stata famiglia, è stata casa, è stato un rifugio. È stato un rifugio molto importante e mi ha davvero formato. Io oggi non credo che esistano più giornali che formano in questa maniera, che salvano e che formano. Che cosa ha insegnato, per dirlo ai giovani colleghi che ci stanno ascoltando? Il rapporto con la verità, il rapporto autentico con la verità.
questo è quello che Lora mi ha insegnato, cioè ad avere un rapporto sano con la verità, cioè raccontare e avvicinarsi quanto più è possibile alla verità dei fatti. E questa è una cosa che è una lezione che io non ho mai dimenticato e non dimenticherò mai, perché avere un rapporto sano con la verità, con i fatti, è fondamentale. Oggi i fatti, diciamo che purtroppo non sempre vengono raccontati nella loro autenticità, perché ci sono sempre degli interventi politici. Noi eravamo privi di ideologia, nonostante fossimo tutti di sinistra, almeno io ero certamente sì, eravamo del nostro mestiere di ideologia, il Partito Comunista non c'entrava nulla, se c'era da dire delle cose anche contro il Partito Comunista le dicevamo e ce le facevano dire, una cosa incredibile che ce le facevano dire. Bene, quindi non c'è mai stato, diciamo, non devo aggiungere altro, se non per dire che la lezione che io ho ricevuto dal giornale Lora mi è poi servita perfino in Iraq e in Afghanistan, dove ho applicato esattamente le regole del cronista, come allo Zen o a Borgo Nuovo. Ecco, esattamente questo è stato il grande insegnamento. Grazie Francesco, è importante, anch'io richiamo questa sottolineatura che tu hai fatto molto bene, che il giornale Lora, specialmente in alcune fasi, è stato anche una scuola, la bottega di formazione di centinaia di giornalisti, perché poi si stava un po', poi si affrontava in mare aperto, infatti poi c'è una diaspora sia di quando ancora prima che cessasse le pubblicazioni, Lora ha fornito giornalisti, redattori, direttori a decine di testate in Italia che erano appunto, che hanno portato questa loro esperienza e appresa lì. E io stesso, per me, poi io ho partecipato ad una fase proprio speciale in cui ci fu un momento in cui questa vocazione proprio di essere scuola bottega artigiana, intendo bottega artigiana, era al massimo ed è durato, insomma, per alcuni anni. Posso dire una cosa, Alberto? Posso aggiungere solo una cosa? Certo. Al giornale Lora non si entrava con raccomandazioni. Non c'erano una gavetta, andavi lì, presentavi quello che tu potevi fare e piano piano crescevi, e poi se eri fortunato ti assumevano. Io sono stato fortunato come altri. No, erano tempi ma non c'era nessuna raccomandazione, cioè, erano tempi davano una possibilità a tutti. Lora dava una possibilità a tutti. Non tutti ce la potevano fare perché i posti erano poi sempre limitati, no? Però no, certo, rispetto ai tempi attuali, allora un giovane come voi che voleva fare il giornalista cominciava a frequentare anche in un modo come aiutante del cronista di bianca, di nera, e poi col tempo se diventava bravo, insomma, si trovava, allora si faceva questo lavoro così di lo chiamavamo biondinaggio, l'apprendista si chiamava biondino. E insomma, mediamente nel giro di 3 anni si riusciva, insomma, a ottenere una posizione. Altri tempi. Adesso io vorrei, dopo aver ringraziato Francesco, che so che forse si deve lasciare per lavoro. Sì, magari ritorno, devo fare solo una pausa, magari ritorno, se non è un problema. Va bene, se tornerai ci farà piacere farti entrare in un secondo giro, ci riusciremo a farlo. Adesso io vorrei dare la parola invece a un altro relatore, mio collega che è stato evocato, Giuseppe Cerasa, che Giuseppe Cerasa è, diciamo, di una generazione intermedia tra la mia e quella di Francesco. E Giuseppe Cerasa cominciò come corrispondente di un paese della provincia di Palermo, e con una inchiesta che è rimasta molto importante, perché fu il primo che rivelò gli affari di Cosa Nostra
il più grande affare che stava facendo Cosa Nostra sulla ricostruzione coi soldi della regione dopo il terremoto del Belice del 1968. E quindi lui si rivelò subito come un cronista con i dentini aguzzi, insomma, no? Per tanti anni, insomma, ha mantenuto questa posizione di aggiornare loro, ha fatto un grandissimo lavoro, poi ha proseguito a Repubblica, dove è stato fino a poco tempo fa il capo redattore della cronaca di Roma. Peppino, a te la parola. Io ero, grazie Alberto, grazie per aver organizzato questa riunione molto bella, concesso a noi di raccontare qualcosa a chi adesso pensa di diventare giornalista e non sa i guai che l'attendono. Questa roba qui che tu ricordi, anche il fatto che io venivo da un paesetto che poi si chiamava Chiusa Sclafani, ma era a 10 km da Corleone, mi fa insomma ricordare cose belle e cose cattive, nel senso che è bello quello che ricorda Francesco, che arrivava allora chiunque, perché io arrivai allora e andai a Gianni Lo Monaco e gli ho detto: Gianni, io vorrei fare il giornalista allora, e lui mi prese sotto la sua protezione e poi da lì non si sa come miracolosamente capitò questa cosa. Allora cosa accadde? Secondo me è utile per fare un passaggio anche ricordando Vittorio. Accadde che c'era lì un signore che si chiamava Danilo Dolci, non so se l'avete incontrato in letteratura, l'avete seguito, siete troppo giovane forse per ricordare che lui era un triestino che venne in Sicilia per fare un'attività pazzesca di rivoluzione sociale. Allora Danilo Dolci fece una battaglia incredibile per dare l'acqua a territori dove non c'erano risorse idriche, e si fece un piano di dighe per poter, non dico autosufficiente, ma per dare ai contadini una speranza di crescita e di sviluppo. Una di queste dighe si chiamava di Garcia ed era tra Monreale, Corleone, San Giuseppe Iato. Per capirci, era una delle zone, forse la zona numero uno di intensità o densità mafiosa del mondo. Da lì vennero tutti i grandi criminali della storia della mafia, cominciando da Luciano Ligio a finire a Provenzano, a continuare con Bagarella. Insomma, c'è tutta una genia di galantuomini che sono nati, cresciuti e morti, o ancora in galera come Bagarella adesso. Allora io mi poso un problema. Andiamo a vedere cosa c'è sotto questa storia della diga di Garcia. E andai, mi ricordo, per circa 2 o 3 mesi al catasto di Monreale, al catasto di Palermo, a vedere perché c'era un passaggio di proprietà pazzesco. Cioè tutti i piccoli proprietari di terreno alienavano i propri terreni e li vendevano a prezzi irrisori alla stessa persona. Ed erano migliaia e migliaia di ettari di terreno. E questo mi consentì di ricostruire la storia veramente com'era. Allora, cosa faceva la mafia? Facendo leva sulla legge dello Stato, l'esproprio, arriva l'esproprio di tolgo del terreno, ha sostanzialmente consentito, appunto, il clan, ma più se poi il clan di Garda, il clan di Monreale, di andare dai contadini e dire: beh, qui ti tolgo del terreno, ci sono io che sono un benefattore e te lo pago per pochi spicci. E c'è questa transumanza di ettari, ettari, migliaia di ettari di terreno dalle mani di piccoli proprietari alle mani dello stesso, diciamo, interlocutore mafioso. Ma la storia non finì lì, perché continuò. A un certo punto, quelli che chiamavamo una volta, che si chiamano ancora i poteri corrotti, forti, eccetera, eccetera, cosa hanno fatto? Hanno, attraverso una modifica legislativa, applicato una sorta di indennizzo, come dire, di merito a chi veniva espropriato dal terreno per fare opere pubbliche. Quindi quel terreno comprato a 1.000 lire all'ettaro, per dire, automaticamente passò a 10.000 lire all'ettaro. Quindi la mafia fece due volte il affari, comprando e vendendo allo Stato. Comprando dai contadini e rivendendo allo Stato. Tutto questo fu documentato in 3 puntate di un'inchiesta. Uscita la prima puntata,
si scatenò l'idea di Dio, di minacce, robe, cose tremendo, decine di lettere, di avvocati che intimavano dal punto di vista giuridico querele, ma qualcuno intimava pure qualcosa di più pesante, come adesso te la faccio vedere noi. Io, Vittorio Nistico non era più direttore dell'Ora, ma era lì, come dire, il grande dominus che governava la macchina da un'altra postazione. E mi ricordo ancora che mi disse una frase che io ho mantenuto sempre nella mia memoria, che era quella: la più grande assicurazione sulla vita è non avere nulla nei cassetti. I cassetti devono essere vuoti. Nessuno deve pensare che c'è una seconda puntata, una terza puntata che può parlare di sé, perché tu rischi di essere ammazzato. E nel giro di 4 giorni le 3 puntate furono pubblicate. Non successo nulla, nel senso che finirono tutte le minacce, finì tutto. Ma avevamo svelato una roba che poi portò all'omicidio di Mario Francese. Non è che si scherzava. Mario Francese fu ammazzato per colpa di un'inchiesta fatta al Giornale di Sicilia, giornale notoriamente di grandi visioni libertarie, più comune dell'ora, esattamente all'incontrario, e luogo di grandi galantuomini e professionisti di vaglia. E dopo 2 anni Mario Francese fu ammazzato mentre pubblicava la 7ª puntata, la 6ª puntata, di un'inchiesta sulla diga di Garcia. Da quel momento in poi, poi arrivarono i mandanti, arrestarono tutti, li hanno condannati all'ergastolo. Passò 10 anni e io per 10 anni continuai a domandarmi: ma come cazzo, scusa, ma come è stato possibile che io faccia... Non volevo fare la fine di Mario Francese, per carità. Io faccio, tiro fuori tutta la storia dell'ora. La mafia di campagna, che il bravissimo Attilio Bolzoni poi ha scritto epopee sulla trasformazione della mafia rurale, la mafia imprenditoriale, la mafia della cocaina, la mafia della finanza, il bravo giornalista che l'Italia del giornalismo ha sfornato, chapeau, adesso parlerà subito dopo quello che dico io. Allora mi chiedevo: ma come mai è possibile? È vero che allora un giornaletto piccolo, da 10.000 copie, se andava bene. È vero che il Giornale Sicilia vendeva 60.000 copie e l'ultimo report ne vende 12.000, a testimoniare cosa hanno fatto i giornali nel frattempo. E la risposta è arrivata da una fotografia 10 anni dopo la sentenza della Cassazione, in cui si vedeva, pubblicata dal Giornale Sicilia, e c'era Mario Francese con gli occhi bellissime, con una faccia davvero cronista scavata, eccetera, eccetera, che stringeva la mano in maniera molto cordiale a uno dei personaggi di questa vicenda. Quindi, qual è il discorso finale? Mario Francese, grande giornalista, grande persona per bene, per i motivi suoi, probabilmente i più grandi giornalisti di Nera avevano contatti con la mafia, ma non che erano mafiosi. Cioè, andavano a parlare con loro per cercare di avere notizie, come fece grandi giornalisti come Ciccio Arricata con il più grande pentito della storia della mafia, che sbarcato dal Brasile poi fece una grande intervista con Ciccio. Bisognava avere anche un rapporto particolare, assolutamente di non complicità, assolutamente di rettitudine, assolutamente di essere persone dalla parte della legge, ma che comunque ti consentiva di parlare. Io, quando ero cronista e mi occupavo del comune di Palermo, chiamavo ogni mattina alle 7:15, perché il giornale del pomeriggio, alle 7:15 eravamo in redazione, alle 7 eravamo in redazione, chiamavo una mattina sì, una mattina no, un signore che si chiamava Vito Ciancimino, e lo chiamavo a casa sua, perché lui era responsabile degli enti locali della Democrazia Cristiana. Io per forza dovevo avere rapporti con Vito Ciancimino, uno dei capi assoluti della mafia. Cioè, e non si scappava. Purtroppo era quella la realtà. Quindi da quegli occhi, da quella stretta di mano, io ho capito che Mario Francese con l'inchiesta non la doveva fare. L'ha fatta e ha pagato con la vita. Quindi, come dire, io questo prima tranche mi fermo lì, perché poi volevo fare, Alberto, se tu mi consenti dopo, un ragionamento sul laboratorio, sulla diaspora, sul laboratorio. Ok, va bene, senz'altro. E però finisco, perché volevo spendere un secondo solo a dire come si fa con le band, non con le bande, ma con le band,
chi sono quelli che sono la chitarra, la batteria, il sassofono. Allora, Sergio Barabbi è stato uno dei più bravi direttori di giornale del gruppo Espresso. Si è fatta mezza Italia, dovunque è andato, ha avuto un successo clamoroso. Bianca Stancanelli è entrata con me attraverso un concorso, non ricordo bene, Bianca, fatto alla regione siciliana, perché io e te eravamo due poveri sfigati, io venivo da Chiusa Sclava e tu venivi da Messina. E Francesco, non era vero quello che tu dici purtroppo, che uno arrivava e veniva a sud, perché i biondini, sai perché? I biondini venivamo cacciati da signor Fidora, grande giornalista, e ci cercava nei bagni per buttarci fuori dal giornale. Perché eravamo... Mi fermo. Io lasciavo i pezzi, lasciavo i pezzi in portineria. Allora, scusate, facciamo, no, grazie a tutti e due, e grazie per aver raccontato. No, oh, fammi questo. Venire. Certo, fammi finire la carrellata e poi anche la seconda parte la puoi anche non far dire, non c'è problema. Prego. Alfredo Bolzoni, secondo me, è stato il più grande giornalista, assieme a Peppe D'Avanzo, che si è occupato con Ciccio L'Alicata di mafia in Italia. Ha fatto dei libri memorabili. Alberto Spampinato è stato uno dei primi profughi, nel senso che ha capito che l'aria si metteva male e andò a fare un'ottima carriera all'agenzia ANSA, di cui divenne caporedattore e alla fine si occupò della presidenza della Repubblica. E io, e questo fa parte della seconda parte, ho diretto per circa 20 anni la cronaca di Roma di Repubblica e adesso mi occupo di guidare le guide e di guidare le guide di Repubblica, e in un anno ne facciamo 56 in un anno. L'ultima notazione per il mio amico Carlo Chianura, con cui abbiamo, vi svelo un segreto, che è un segreto, abbiamo convissuto io e Carlo quando siamo arrivati a Roma nella stessa casa, perché eravamo due disperati senza soldi, almeno io, e quindi abbiamo diviso un appartamento in via Orti di Trastevere per un anno. E quindi, Carlo mio, io non è che non ti ho invitato per le cene, io ero un esecutore dei voleri di Vittorio Nistico, io, Ciccio L'Alicata, Antonio Calabrò e Sergio Baraldi. Per cui erano... diceva, è Alberto Spamia. Va bene, stai andando un po' fuori tema. No, devo riprendere. Amore, ma i giornalisti bisogna raccontare queste cose, perché dalla mafia ne hai parlato tu, ne ha parlato dottamente Alberto. Io ci ho messo il mio, che ho ricordato una cosa. No, no, hai fatto bene. Mi è capitata, che ti ha tirato. No, è il tempo che tirano. Finito, basta. Grazie. E come avete visto, ognuno che parla chiama in causa l'oratore successivo, che in questo caso è Attilio Bolzoni. A te la parola, Attilio. Intanto grazie a voi e grazie alle parole affettuosissime di Peppino Cerauda, perché è stato affettuoso, ma siete affettuosi tutti. Allora, ragazzi, il titolo di questo incontro è L'Ora, il giornale che sbatteva la mafia in prima pagina. È bellissimo. Ma è incompleto. Torniamo a parlare di giornalismo. Nonostante le carinerie di Peppino e di tanti altri, no? L'Ora, il giornale che sbatteva la mafia in prima pagina, ci aggiungerei prima dei giudici e dei poliziotti, perché questo è giornalismo. Noi comunità dell'Ora, tutti, quelli di prima, quelli di mezzo, quelli di dopo, abbiamo scoperto la mafia prima dei magistrati e prima degli sbirri. Questo è il dato. Questo è il dato principale. Perché? Io entrai allora nel 79 e vi posso dire una cosa, che ho conosciuto solo giornalisti dell'ora, denunciati, processati e condannati. Denunciati, processati e condannati. Fino a quando non è arrivato un giudice che si chiamava dottor Giovanni Falcone, noi venivamo tutti processati, denunciati e condannati. Poi hanno cominciato a denunciare, a processare, a condannare Ciancimino, Lima, eccetera, eccetera. Quindi giornalismo vero, giornalismo di territorio, senza aggettivi, non era giornalismo d'inchiesta. Se ne parla tanto oggi, giornalismo d'inchiesta, giornalismo di qua, giornalismo di là. Era giornalismo semplice, senza aggettivi. Autorevolezza dei giornalisti con le loro fonti. I pochi anni che sono stato a loro ho visto giornalisti
che avevano una autorevolezza totale con le loro fonti e non al contrario. Non giornalisti che dipendevano dalle fonti e scrivevano le minchiate alcune volte che gli dicevano i magistrati e i poliziotti. Era esattamente al contrario. E questa è la cosa, la lezione principale che io ho ricevuto dal giornale L'Ora, perché tutto quello che ho imparato l'ho imparata da lì, dal giornale L'Ora. Il giornalismo non ha bisogno di aggettivi. Per me il giornale L'Ora è stato tutto. Mi è successa una cosa molto curiosa 7-8 anni fa. Sono andato in Messico, 4 o 5 mesi sono stato in Messico a raccontare i giornalisti che morivano in Messico. Allora erano 81 quando ci sono andato io, oggi sono 147 negli ultimi 20 anni uccisi. A un certo punto andai in un giornale a Monterrey, al nord del Messico, vicino al Rio Grande, e un bravissimo direttore di un bellissimo giornale mi disse: ah, sai, noi abbiamo fatto dei corsi con i giornalisti colombiani durante che li uccidevano come mosche, eccetera, eccetera, e abbiamo fatto le firme collettive. Gli dice: ma scusate, allora nel 1979 io ero un ragazzino, il 21 luglio del 1979 uccisero Boris Giuliano, io ero al giornale, stavo scrivendo un pezzo, arrivarono i giornalisti più grandi dell'ora, uno più bravo dell'altro, e mi dissero: guarda, oggi tu non firmi perché firmiamo insieme e facciamo le firme collettive. Quindi 30 anni dopo loro facevano quello che L'Ora già faceva 30 anni prima. Per me L'Ora è stata un'esperienza straordinaria. Straordinaria nel senso che straordinaria nei tempi, straordinaria era il giornale, i colleghi tutti erano straordinari. L'unica cosa che vi chiedo a tutti e chiedo a me stesso, non cadiamo nella retorica. Ciascuno di noi ha messo un pezzettino di sua storia in quel giornale, Peppino, Sergio, Bianca, Francesco, Alberto, tutti. Non cadiamo nella retorica, perché se scivoliamo nella retorica snerviamo, destrutturiamo la forza di quel giornale. Ciascuno di noi deve essere fiero di quello che ha fatto, di quel poco o tanto che ha fatto là dentro, ma non cerchiamo anche per trasmettere ai ragazzi che ci ascoltano di non trasmettere un'idea retorica di quella roba. Abbiamo fatto il nostro mestiere, che adesso è difficile farlo. Adesso è difficile farlo. È più difficile. Noi siamo stati più fortunati. Noi siamo stati più fortunati. E quindi cerchiamo di non dare aggettivi al giornalismo. Il giornalista si fa nello stesso modo a Corleone, a Chiusa Sclafani, dove lo faceva Peppino, o in Afghanistan, dove l'ha fatto Francesco, dove l'ho fatto io, in Iraq, o in qualsiasi altra parte del mondo. Ha le stesse regole sempre. Bisogna farlo con semplicità, con chiarezza, in modo molto diretto. Non ha bisogno di aggettivi, non ha bisogno di retorica, non ha bisogno di cose ridondanti. Adesso stiamo facendo un corso per i ragazzi. Il giornalismo è sempre lo stesso. Qua, noi giornalisti dell'ora, non parlo di me, parlo di voi, siete tutti bravissimi. Siete tutti bravissimi, avete imparato il mestiere là e ce l'hanno insegnato e non ci hanno detto così si fa il mestiere. L'abbiamo rubato, noi il mestiere l'abbiamo rubato dai nostri maestri, l'abbiamo rubato giorno dopo giorno, da Lo Monaco, da Stabile, da Nino Sofia. Per me Nino Sofia è stato un personaggio straordinario del giornale L'Ora. L'abbiamo rubato, quindi non trasmettiamo un'immagine retorica del giornalismo. È stato
quella è una scuola importante dove abbiamo in assoluta libertà, ha detto bene Francesco prima, in assoluta libertà noi abbiamo potuto lavorare e diamo a questi ragazzi che ci stanno ascoltando un'idea completa, diversa dal giornale retorico importante. Era un giornale come tutti gli altri, che era però l'altra voce di Palermo, perché mentre prima di noi, con noi e dopo di noi si scrivevano certe cose, c'erano giornali che le altre cose le nascondevano in Sicilia. Allora, questa è la cosa importante del giornale. Allora, siamo stati fortunati perché siamo cresciuti in un giornale libero. Grazie a tutti. Grazie di averlo detto, sottoscrivo pienamente. E adesso nel secondo giro approfondiremo proprio questi aspetti, ma prima voglio dare la parola da ultima, perché ci siamo conservati dolci per la fine, a Bianca Stancanelli. E Bianca Stancanelli era come... la number one, la number allora, one, Bianca. Tutte queste giornaliste... number one. Ce ne erano proprio... poche, no? Adesso dai nostri tempi, che sono i nostri, non quelli di Bianca, che è rimasta sempre una ragazzina non è invecchiata come noi, erano pochissime le giornali, anche al giornale Verde. E Bianca, insomma, era la nostra collega di punta, lo è stato per tanti anni. Bianca, a te la parola. Grazie ad Alberto per l'introduzione, grazie a Tilio per i complimenti, grazie a tutti voi e grazie a Chianura per avermi invitato a essere qui. Sto tomando il tempo a dire grazie. No. E ne conteggiamo. Ma poi io ho sempre parlato abbastanza poco. E, no, perché mi piace l'idea del confronto tra le vecchie e le nuove generazioni del giornalismo, e spero che resti qui il margine per sentire per l'appunto le nuove generazioni che cosa hanno da chiedere a noi. Io sarò estremamente rapida, vorrei mettere un attimo le cose in prospettiva per dire questo. Come tutti voi sapete, sostanzialmente la mafia entra in letteratura in questo paese nel 61 con la pubblicazione del Giorno della Civetta di Leonardo Sciascia. La mafia, come giustamente dice il titolo di questo nostro incontro, l'aveva messa in prima pagina prima, dandone una definizione sintetica ed eccellente, che era quella da pane e morte. E con una inchiesta in tempi in cui le inchieste non si facevano, inventando, diciamo, un modello di pool dei giornalisti che in qualche maniera anticipa il pool dei magistrati che sarà poi realizzato da Rocco Chinnici molti anni dopo e ai quali, per esempio, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, eccetera, eccetera, devono la loro fama. Ora, temo però che rinchiudere la definizione dell'ora in un'etichetta sbrigativa di giornale antimafia sia riduttivo rispetto al significato stesso dell'essere allora e per il corso della sua storia un giornale antimafia. C'è un libro bellissimo scritto da Piero Violante, musicologo, che si intitola Swinging Palermo, che racconta grosso modo la Palermo degli anni 60-70. E Violante scrive a un certo punto che cresceva in città in quegli anni una classe dirigente di opposizione. Ora, l'ora era di quella classe dirigente di opposizione la voce e il punto di riferimento. Questo spiega perché al giornale che, come opportunamente ricordato Alberto Spampinato, era piccolo ed era un giornale del pomeriggio, quindi per ciò stesso minoritario, un modello di secondo giornale nel momento in cui esistevano solo i giornali cartacei. Perché questo giornale piccolo aveva così peso e così influenza? Perché se Leonardo Sciascia voleva fare una finestrella quotidiana di commento, sceglieva l'ora, non il giornale di Sicilia. Anche perché eravamo in un tempo in cui il valore non si misurava, come oggi accade, sui numeri. Quanti follower, quanti like, quante copie vendute, ma il valore si misurava in qualità. Se Vincenzo Consolo voleva andare a seguire il processo per il mostro di Marsala, pubblicava le sue cronache sull'ora di Palermo. Se Bruno Caruso voleva fare un disegno in cui illustrava la piovra mafiosa, mettendoci dentro anche il ministro Gioia e quindi
andando dritto contro il muro di una querela, lo faceva sul giornale L'Ora. Dunque, l'essere L'Ora un giornale antimafia significava molto semplicemente essere per un'altra Sicilia, un'altra Palermo, essere contro una certa politica, una certa economia, una certa società vischiosa che allora c'era. Questo era fondamentale, cioè la ragione per cui noi oggi, 30 anni dopo che quel giornale ha chiuso, siamo qui a discutere di quel giornale, è perché, come diceva Sergio Baraldi, quel giornale era un laboratorio di che cosa? Del senso profondo dell'attività giornalistica, che era vero allora come ora. E quando Sergio dice per fare l'inchiesta sulla mafia, quella famosa del 57, Chilanti e la squadra, quella pattuglia di giornalisti se ne andarono a Corleone, coglie un dato fondamentale di quel modo di essere del giornalismo. Noi anche adesso siamo divisi da uno schermo. Sergio ha detto il giornalismo di allora era quella, era un'inchiesta sul territorio. Il giornalismo deve avere un rapporto con un pezzo di società, la classe dirigente di opposizione che dicevo che allora era il riferimento dell'ora, e deve avere necessariamente, per avere un senso, deve avere rapporto col territorio e deve essere animato, e su questo mi pare gli altri colleghi, Bozzoni, Cerasa, eccetera, sono stati più che esaustivi, dalla curiosità. Chiudo, perché appunto mi interessa sentire cosa dicono i ragazzi, con un piccolissimo esempio. Nelle settimane scorse è scorso sui nostri schermi, nelle brevi del giornale, la notizia che in quel di Roma, in una piazza periferica di Roma, era stato fermato un camion con 680 chili di cocaina. Il camion con i 680 kg di cocaina era guidato da un autista bulgaro. Quando il camion venne fermato, l'autista bulgaro è appena sceso e ha intascato una busta con, se non vado errata, 56.000 euro, che erano la retribuzione per avere portato, credo, lungo la rotta balcanica in Italia questo carico. Un carico che, secondo le forze dell'ordine, era stato valutato in 25 milioni di euro. Benissimo, apparsa, scomparsa. Cosa sarebbe successo, diciamo, ai tempi dell'ora? 680 kg di cocaina sono una cosa impegnativa. Il criminale che si è presentato per incamerare questo carico, da quello che io leggo, era un criminale di piccolissimo taglio, ma un criminale di piccolissimo taglio non mobilita 680 kg. Allora, da lì, per esempio, ecco, L'Ora di Palermo sarebbe partito per ricostruire una storia che fosse la storia del punto da cui provenivano i 680 kg e dove arrivavano e sarebbero stati distribuiti 680 kg, perché quello è un racconto che ci dice molto di questa società che vive di dipendenze, dipendenze da social, dipendenze da cocaina, eccetera, eccetera. Quello che dell'ora è ripetibile, ma si è perduto, credo, un poco nel giornalismo, anche perché le condizioni in cui lavorano i giovani giornalisti sono francamente spesso ignobili, e la capacità di vedere le cose e di occuparsi della cronaca per esaminarne tutte le sfaccettature. E appunto il modello che raccontava Cerasa è esemplare. Lui comincia ad accorgersi che centinaia di microproprietari cominciano a cedere i loro terreni a un unico interlocutore, e da lì parte per dire: vabbè, ma questo che cosa succede? Perché succede? Che cosa significa? E quindi da questo micro episodio parte e ricostruisce la grande storia della speculazione sulla diga Garcia, che è uno dei momenti fondanti della mafia corleonese che siamo andati a piangere fino alle stragi del 92-93. E qui finisco, grazie. Grazie Bianca, hai dato un
il contributo alla discussione. Allora, io adesso chiuderei questo, non, spero di non aver dimenticato nessuno, no? Dei miei relatori, no? Allora, chiuderei questo giro sottolineando giusto un paio di punti e poi affidando anche, se è possibile, Carlo Chiadura condivide questa cosa, ai nostri allievi della scuola di fare una sintesi critica delle cose che avete ascoltato. Non mi aspetto che facciate la trascrizione, non servirebbe a nulla, no, ma anche proprio una lettura critica fatta da ognuno che vuole contribuire, non so che cosa rimane di questi suggerimenti, di queste cose in cui noi, scusateci, cadiamo spesso nel ricordo personale, nella testimonianza, cercando di essere gli analisti di qualcosa che abbiamo vissuto e che quindi in qualche modo limita, diciamo, la difficoltà dell'analisi. Quindi questa è la prima cosa. Io vorrei sottolineare quella frase che ha detto Attilio Bolzoni, dicendo: ma non siamo a fare tanta distinzione da dire cronaca, giornalismo di inchiesta, giornalismo e giornalismo. Io condivido pienamente questa cosa. Mi sembra un po' in contraddizione però con il giornalismo praticato, realizzato, che noi vediamo leggendo i giornali, assistendo e vendo i notiziari. No, noi abbiamo 100.000 iscritti all'ordine dei giornalisti e adesso no, non è proprio polemico se dico che non, quelli che fanno cronaca di questi sono pochi, no? Cioè, beh, sono tanti che fanno l'impaginazione, tanti che fanno il resoconto di qualcosa che è già stato mediato da altri, eccetera. Quindi voglio dire, invitiamo, io penso invece, e non voglio rubare tempo perché se ne rimane poco, che nel nostro paese manca qualcosa di equivalente a quella definizione che c'è in inglese e in America, che si chiama giornalismo investigativo. Giornalismo investigativo non è che tu diventi un investigatore, un poliziotto, è un tipo di giornalismo di inchiesta, nel senso che sottopone i fatti ad una attenta verifica e li rileva direttamente. Quindi un giornalismo non mediato da comunicati stampa, sia che vengano dalle forze dell'ordine, dai partiti politici, dalle cose. Quindi il giornalismo investigativo è una cosa che noi dovremmo trovare il modo di dirlo in una parola, no? Allora, Attilio propone la parola cronaca. Io sono d'accordo, solo che è una parola rovinata dal fatto che la cronaca ormai intende anche invece quel giornalismo fatto, che la cronaca fatta attraverso i comunicati stampa. Cioè noi diventiamo cronisti. Quindi questo è un problema aperto che io lascio qui. Poi un'altra cosa che vorrei dire è questa. La mia impressione è che, è un'altra cosa che è tornata in vari interventi, una caratteristica che c'era a giornale loro era quella della libertà di ricerca della notizia. No. Noi, anche con inchieste che abbiamo fatto, con il Ministero dell'Informazione, abbiamo insomma una serie di testimonianze che abbiamo pubblicato, di gente che va a portare notizie in redazione e gli dicono: no, questo è meglio di no. Ecco, questo è non succedere da noi, nel senso che è un'esagerazione dire che non c'era ideologia, non c'era un'orientazione, ognuno di noi eravamo quasi tutti di sinistra, ma all'interno c'erano delle contraddizioni enormi, perché c'erano pure colleghi nostri che erano di orientamento assolutamente opposto, sia culturalmente sia politicamente. E dietro questa cosa c'era il fatto che c'era, sto dicendo la mia opinione adesso, c'è stato questo grande direttore che si chiamava Vittorio Nestico, che secondo me è l'artefice principale di questo
tra virgolette, miracolo di questo giornale, perché lui era intanto, cioè, per qualità sue personali, era un grande dirigente, no, io lo chiamavo, avevo scritto, dicevo, il leggendario direttore dell'Ora, lui una volta mi rimproverò, mi disse, basta, il leggendario, io dissi, no, ormai sei entrato nella leggenda, e ci restiamo. Allora, la qualità sua cos'era? Lui riusciva, è riuscito per 20 anni che è stato direttore e 10 anni successivi che ha diretto indirettamente il giornale come presidente della cooperativa editrice, a tenere insieme una squadra in cui io, con una similitudine, ho detto era un pollaio in cui c'erano solo galli, erano tutti galli che combattevano tra di loro e lui li usava per fare questo lavoro. Allora, l'altra cosa che non è, diciamo, è di un livello un po' superiore di osservazione, è che questo direttore è stato, e quello sono gli anni in cui il giornale ha fatto le cose più grandiose per cui è rimasto, diciamo, nella storia, e questo direttore aveva un rapporto con la proprietà editoriale per cui sostanzialmente lui svolgeva contemporaneamente le funzioni di direttore responsabile del giornale e di editore, non al 100% ma al 90%. Lui si poteva permettere di fare delle scelte per cui poi la proprietà, diciamo, quella dei soldi, che è politica, stavano a discutere, però lui ha scritto. Ecco, io penso che oggi quello che manca soprattutto sono editori che permettono di fare dei giornali con quel grado di libertà affidato all'interpretazione di un editore, di un giornalista direttore di principi, di coraggio, che ha fatto operazioni rischiose, di prestigio, eccetera. Ecco, questo secondo me è quello che manca oggi soprattutto, e manca forse anche perché mancano delle condizioni, no? Sono cambiate le condizioni politiche, le condizioni legislative, e i giornali sono tutti, dipendono in gran parte di finanziamenti che in qualche modo sono condizionati dalla politica, dalle imprese, da queste cose, le vendite non garantite, ecco, insomma. Ve lo dico come un elemento di riflessione, questa è la mia opinione, non voglio parlare per dire tre. Una cosa? Posso dire una cosa? Sì, un attimo, Attilio, adesso ti do la parola. No, solo una cosa sui galli. Volevo dire intanto, scusa Attilio, te la do. Una cosa sui galli, tutti i galli avevano le loro idee, ognuno giuste e sbagliate, tutti i galli avevano le loro idee. Sì. Tranne uno che era venduto, tutti gli altri erano in buona fede. Va bene. Ma uno era venduto. Va bene. Uno era venduto, gli altri erano tutti in buona fede. Di dire, e quindi lo hai detto. Uno io non era volevo venduto. Dire questo. Prima di fare questo secondo giro. No, ma guarda che rileggendo anche... E lo sapete chi è? Allora, volevo dire adesso, lo sappiamo adesso, tutti chi è. Prima di cominciare il secondo giro conclusivo, che sarà più rapido perché il tempo che si è rimasto è di mezz'ora, e vorrei chiedere anche attraverso, così direttamente, a voi allievi della scuola, se volete intervenire, se volete porre qualche domanda, fare qualche considerazione, a cui cercheremo, ovviamente, che commetteremo, risponderemo in questo secondo giro. Salve, io volevo tanto dirvi grazie. Vuole dire il suo nome? Sì, Agnese Palmucci. Prego. Volevo dirvi grazie per la passione, perché traspare davvero. Ed è davvero una lezione di giornalismo importante, almeno per me e penso per tutti noi. E, quello che mi ha colpito, ecco, è questo che si è detto, che la mafia non è cronaca nera, non è solo cronaca nera, ma è
ma è un fatto sociale totalizzante. E, ecco, quello che ha fatto Lora è stato non lasciare che i fatti di cronaca di mafia restassero fatti singoli, insomma, eventi di un giorno, di una volta, quelle morti, quelle bombe. E ecco, invece ha cercato di illuminare tutto quanto per farne una narrazione lunga nel tempo, no? E questo ruolo da precursori, questo si diceva, ecco, i pool di giornalisti prima del pool antimafia, prima di Chinnici, quindi davvero questo ruolo di precursori, di giornalista come colui che vede prima degli altri, no? Che racconta le cose un po' come una sentinella. E, quindi avevo una curiosità rispetto a quell'inizio di questa dell'inchiesta, un po' l'inizio che forse ha dato la vera svolta allora come la conosciamo, come è quella prima inchiesta, no? La mattina in cui è uscito, il pomeriggio in cui è uscito quell'edizione del giornale in cui c'erano i volti e i nomi dei mafiosi locali. E io volevo chiedere come nasce una scelta così dirompente. Ci saranno state riunioni di redazione, colloqui in cui si è deciso di rompere tutto, no? Pubblicando quella iniziando a pubblicare quell'inchiesta. Ecco, volevo chiedervi come si arrivò a questa scelta, visto che prima era tutto diverso, e perché. Ma io posso dire una cosa. Il... Scusa Attilio, aspetta un attimo, prendiamo anche un'altra domanda e poi rispondiamo. No, io vorrei dire solo una cosa, il grande direttore... Scusa Attilio, se ti propongo di fare in un altro modo. Mi sto zitto, siccome sono appassionato in queste cose, mi sto zitto. Allora, buonasera a tutti, sono Andrea Persigli, anch'io mi unisco, diciamo, al mio ringraziamento per questa straordinaria opportunità. Io avevo una domanda che si lega a quella di Agnese, che riguarda le fonti. C'è stato questo intervento appunto che metteva in luce come il retroscena viene illuminato attraverso l'ampliamento delle fonti, da quelle istituzionali alle fonti dei cittadini, chiaramente anche dei sindacalisti, piuttosto che in generale della società civile. A proposito di questo, diciamo, e attraverso questo viene rotto quindi quell'universo di conformismo che aveva in qualche modo rappresentato il fenomeno mafioso fino a quel momento. La domanda è, cercando di attualizzare questo insegnamento, è quanto invece il giornalismo di oggi, diciamo, in qualche modo abbia rinunciato a questa indagine sulle fonti e in qualche modo stia anche in settori che non riguardano strettamente la mafia, diciamo, appiattendosi su un conformismo maggiore anche per questa incapacità di andare a verificare le fonti. E la domanda, diciamo, che volevo porre era speculare a quella di Agnese, cioè che cosa invece ha determinato la fine dell'esperienza dell'ora? Grazie mille. Ok, allora, se ci sono altre domande fatele nel corso, adesso ricominciamo il giro. Allora, Attilio, credo che questa seconda domanda rafforza la tua possibilità di dire qualcosa, perché questo lo dico io. E Attilio, diciamo, applicando proprio questo metodo, nel 2015 ha fatto uno dei più grandi scoop degli ultimi 20 anni, cioè ha dato per primo la notizia che il capo del maggiore movimento antimafia, quello che lui ha definito il padrino dell'antimafia, in realtà era coinvolto direttamente con la mafia ed è stato processato, condannato e ha pure ammesso le due cose. Però finché Attilio non ha rivelato, non ha pubblicato questa cosa, e anche c'è stato uno strascico per un po' di tempo, è stato considerato una persona di grandissimo, si chiama Antonello Montante, vicepresidente della Consiglio. Attilio, a te la parola, poi cominciamo. Io desidero dire solo una cosa
sul direttore dell'ora Nisticò, che io ho avuto come, io ho lavorato in due giornali per 45 anni, l'ora 2 o 3 anni, Repubblica 40 anni, adesso sono al Domani, ho lavorato con Scalfari 20 anni e Nisticò secondo me è uno Scalfari ente litteram straordinario, è lo Scalfari prima di Scalfari, no? Lo Scalfari dei poveri. No, dei poveri, perché noi non siamo dei poveri. Grazie a Nisticò siamo diventati quelli che siamo diventati. Quindi siamo diventati quelli che siamo diventati. Quindi Nisticò per me non è, per me è Scalfari prima di Scalfari Nisticò. Quindi è una cosa importante, importantissima. Quindi grazie a Nisticò siamo diventati quello che siamo diventati. Questo volevo dire prima. La fortuna che abbiamo avuto noi e che non hanno probabilmente i giornalisti di oggi di avere direttori come Nisticò e come Scalfari. Questa è una cosa fondamentale. Noi siamo non fortunati, fortunatissimi. Sottolineo, due direttori editori, come dicevo prima. Direttori editori, tra l'altro, e mi dispiace dirlo perché io sono un razzista, calabresi. Calabresi, ti dispiace a noi siciliani? A noi siciliani dispiace. Allora, calabresi entrambi. Io, se hai concluso, adesso cominciamo il giro. Sì, diciamo, detto questo, la grandezza dell'ora e poi di Repubblica in quegli anni è la libertà. La parola è libertà. Okay. Giornalismo è vuol dire libertà. Punto. È vero. Allora, ricominciamo il giro. Allora io farei di nuovo nello stesso ordine, però dovete essere per favore molto brevi perché abbiamo in tutto 20 minuti. Sì, 20 minuti massimo. Allora, Sergio Baraldi, poi Francesco Vitale, e poi Cerasa, e Attilio ha già parlato, però se ci sarà tempo lo sentiremo ancora, e Bianca. Prego. Dunque, intanto vorrei ringraziare i due studenti che hanno fatto le domande. Bella l'immagine di della sentinella. Cerco di dire rapidamente, perché ovviamente le cose da dire, da approfondire sono parecchie, sarebbero parecchie. Ecco, mi pare che sia, intanto permettetemi di fare un inciso, fate benissimo a studiare perché, e vi faccio i complimenti perché avete deciso di fare questo master, perché è vero che questo mestiere, come diceva giustamente Attilio, si impara poi esercitandolo, si impara andando sui posti, guardando gli altri colleghi che hanno una maggiore esperienza, che hanno vissuto storie professionali diverse. Però oggi, e soprattutto voi, non si può più fare se non c'è alle spalle un background di conoscenze elevate. Quindi, secondo me, avete fatto una scelta molto corretta che fa ben sperare per il futuro. E dalle due domande che ho sentito, diciamo, un linguaggio molto qualificato che vi fa onore. Ecco, io ho cercato di mettere in evidenza il paradosso dell'ora, potremmo forse definirlo così. Un piccolo giornale, senza mezzi, costretto a essere più un giornale il pomeriggio invece che il mattino, perché appunto non c'aveva i soldi sufficienti per affrontare quei costi, che però è capace di cambiare, diciamo così, il paradigma con cui un'opinione pubblica si forma. Interviene nelle dinamiche dell'opinione pubblica attraverso il suo lavoro, e abbiamo detto che l'inchiesta del 57-58 è stato il punto di svolta, a tal punto da avviare un cambiamento profondo nell'opinione pubblica. Come è stato giustamente osservato, c'è un cambiamento che attraversa vari livelli. Uno di questi è naturalmente il rapporto con le fonti. Io, diciamo, ne ho un pochino accennato, è un discorso che andrebbe approfondito, cioè in realtà, secondo me, dovremmo
se fosse, ci fosse il tempo, affrontare proprio con voi tutta una serie di meccanismi, diciamo così, tecnici per capire quanto l'ora abbia modernizzato in anticipo la professione del giornalismo. Bianca Stancanelli vi ha dato una bella impostazione facendovi vedere come appunto l'ora, diciamo così, da un fatto, come cercavo di dire, non è più la realtà che diventa una notizia, ma è la notizia che diventa, diciamo, definisce la realtà. E lei ve l'ha tradotto in termini concreti, la notizia di un sequestro di 680 quintali di droga che è stata relegata come notizia normale e che invece avrebbe potuto diventare una storia importante che dice molto di noi e della nostra società. Addirittura avremmo anche potuto andare a vedere se in che zone di Roma questa veniva messa, il rapporto di un quartiere con quella realtà. Insomma, come vedete, se si fa questo processo, il processo che iniziò allora nel 57, molte cose possono cambiare. Ecco, io vorrei qui sottolineare una cosa. Come voi sapete, i giornali, i media in genere, vengono riconosciuti di quello che è definito un potere cognitivo. L'ora, cioè Visnistico, Chilanti, Michele Pantaleone e tutti gli altri giornalisti che facevano parte, i scrittori futuri, che facevano parte di quel gruppo che iniziò questa avventura straordinaria nel 57, diciamo così, hanno ridefinito in qualche modo la mappa cognitiva dei cittadini, spingendoli a formulare giudizi autonomi e diciamo critici. È stato, se voi diciamo lo inquadrate così, il lavoro che ha fatto l'ora con i suoi pochi mezzi ma con le sue tante idee, come hanno messo in rilievo Cerasa, Bianca Stancanelli, Bolzoni, lo stesso Alberto Spampinato, vi rendete conto che da una parte l'ora è ispirato dall'idea di responsabilità sociale, dove i valori che guidano sono credibilità, eticità e responsabilità. Quindi con, non c'è qui il tempo di approfondire, una concezione del ruolo del giornalismo. Quando Attilio insiste su certe cose, ci sta descrivendo un ruolo del giornalismo che era valido negli anni 50, ma è rimasto valido in tutti questi anni, solo che è stato un po' dimenticato. Forse andrebbe reinventato oggi. Quindi, diciamo così, un giornale che dà indicazioni nuove su questi temi. Ma l'altra cosa che vorrei mettere in rilievo è che ricollega l'ora, forse inconsciamente, perché per quanto Vittorio fosse un uomo di straordinaria intelligenza, non so francamente se era consapevole di questo, ma di fatto l'ora si ricollega ad una tradizione antica, e cioè la funzione, diciamo, educativa dell'informazione. Se voi andate a prendere un articolo del 1765 scritto da un signore che si chiamava Cesare Beccaria, troverete descritto il ruolo del giornalista la cui funzione è quella di formare la coscienza civile. È questa la funzione educativa, che è stata ampiamente, diciamo così, riconosciuta da tutti i giornali letterari, perché questa è l'origine del giornalismo italiano, letterari del 700-800, che è arrivata fino ai giorni nostri. Qui bisognerebbe fare, diciamo, un discorso troppo lungo, ma lo faremo comunque in un'altra occasione. Esatto. Scusami, abbiamo solo 15 minuti. Ma che comunque arriva fino allora. Ecco, quindi arriva fino allora, e attraverso l'ora si trasmette in qualche modo al giornalismo moderno dei decenni successivi, nel quale sono altri giornali che svolgono la funzione di protagonista, ma che si ricollegano all'ora. Sì. Grazie Sergio. Allora,
Francesco, io sarò brevissimo, poi... Alberto, sarò brevissimo, riprendo la parola libertà. Sì, no, brevissimo, cioè, abbiamo detto già molto. Allora, la parola libertà usata con forza da Attilio, che condivido completamente, quello era dentro ognuno di noi, e quando io dicevo non c'era l'ideologia, non che ognuno di noi non avesse le proprie idee, certamente ce l'avevamo, eravamo tutti, provenivamo tutti dalla sinistra, e quindi certamente, ma non lo utilizzavamo nel nostro lavoro per raccontare i fatti, e non c'era veramente nessun condizionamento, e il mestiere si rubava, e veramente si rubava. Io l'ho rubato ad Attilio, ma a mani basse, l'ho rubato a Cerasa, a Bianca, perché erano quelli che stavano prima di me, e a chi mi dovevo ispirare se non a loro? Ecco, mi chiedo oggi, questi giovani studenti, a chi rubano il mestiere? Questo è importante. Dobbiamo... Questo è importante perché stare... Vorrei che i giornali tornano ad essere botteghe. Esatto, che tornino a essere fabbriche. Esatto, che tornino a fare l'alternanza scuola-lavoro. Certo, ma certo, perché sennò non si ruba niente. Grazie. Tutta teoria e nessuna pratica. Bisogna andare in strada. Io insisto. Bisogna trovare... Finisco. Baraldi ha parlato un po' di più. Finisco, ma rapidissimo. Diceva Bianca perché non si racconta, naturalmente io l'avevo vista quella notizia, non si racconta perché, riprendendo Attilio, forse non ci sono più i direttori di quell'epoca. Probabilmente non perché non ci siano i cronisti o coloro che sono responsabili delle redazioni di cronaca, che non vogliano approfondire quella cosa. Guarda, e poi non ci fermiamo soltanto che è stata ovviamente la cosa più importante, aperto all'inchiesta del 58, perché dopo ne sono arrivate tante altre. Vorrei ricordare ai giovani colleghi che stanno lì che quando a un certo punto alla radio della polizia siamo nel 1989, sentiamo che c'è stato finisco un triplice omicidio a Bagheria, corriamo lì e vediamo tre o quattro, adesso non ricordo, assassinate, erano tutte parenti del pentito Mannoia. Bene, la notte stessa noi del giornale L'Ora, sempre firmando tutti insieme, scoprimmo che si trattava del pentito Mannoia. E quindi è continuata quella tradizione, sono state fatte tante altre cose dal 58 fino al 92. Va bene, invitare qui alla scuola e parlerai con i ragazzi. Ma volentieri, molto volentieri. Molto volentieri. Tu dettagliatamente queste questioni. Giuseppe Cerasa, per favore, brevemente. 3 minuti e mezzo. Bisognerebbe tornare ai giornali laboratori, o qualcuno ancora dentro i giornali ci prova, moltissimi non ci riescono e manco ci provano. E io faccio una domanda. Allora, aveva un cugino maggiore che si chiamava Paese Sera, che aveva la stessa modalità di lavoro, grosso modo, dell'Ora, si pubblicava a Roma ed era un giornale nazionale, L'Ora si pubblicava a Palermo e non aveva la pretesa di essere un giornale nazionale. La domanda era questa, rispondete ognuno come vi pare. Perché Paese Sera, che era molto più complesso e molto più strutturato, non ha più fatto parlare di sé, e il giornale L'Ora, grazie anche alla pregevole iniziativa di chi ha voluto con forza questo nostro libro di ricordi, e anche oggi sta ancora qui a revocare dei fatti storici importantissimi per la vita dell'Italia? E la risposta che io do, ma voi date quella che volete, è che L'Ora era un laboratorio, L'Ora era un gruppo di grandi giornalisti amici, grandi giornalisti che sono andati a rinforzare, a governare le redazioni di tutta Italia, e di cui ancora si attaccia, e qualcuno ancora resiste sulla breccia. Una grandissima esperienza, qui devo tutto. Bianca, per favore. Grazie, Giuseppe. Scusate, io torno telegraficamente alle due domande che ci sono state rivolte. Le due domande, la prima era perché si fece l'inchiesta del 57.
e in realtà ci è stato chiesto come nacque le riunioni, e lì nessuno di noi è in condizione di rispondere, perché di quella generazione ovviamente non ci sono superstiti. Ma perché si fece quell'inchiesta? Avevo cercato di dire già al primo giro, il fenomeno della mafia non è un fenomeno esclusivamente criminale. La mafia è ed era in Sicilia una manifestazione del potere, e come tale lo leggeva il giornale L'Ora. Luciano Liggio, che era il protagonista dell'inchiesta del 57, uccise Michele Navarra, che era prima di lui il boss di Corleone. Michele Navarra non era un rubagalline, Michele Navarra era un democristiano, era passato attraverso vari partiti, ma era un democristiano potente, era un medico, era nel consorzio di bonifica di quell'area, cioè era un uomo che aveva le mani in quasi tutti gli affari politici ed economici di Corleone. Il suo assassinio a opera di Liggio era il desiderio di sostituzione di un nuovo potere a un vecchio potere. L'Ora, giornale di opposizione a quel potere, non poteva non occuparsi della mafia, perché la mafia e le guerre della mafia erano esattamente le manifestazioni più forti del potere e del potere reazionario. Questo era la mafia allora, questo è rimasto la mafia nel tempo e tuttora. Seconda domanda che ci è stata rivolta è: perché finì il giornale L'Ora? Siamo nel maggio del 1992, sostanzialmente a un paio di settimane dall'assassinio di Giovanni Falcone, di sua moglie e della sua scorta. Chiude perché L'Ora finisce, come poi sarà anche per Paese Sera, vittima dell'89, della fine del comunismo, con la fine del comunismo, con la consumazione della guerra fredda e di tutti quegli equilibri, finisce, va a consumazione, come dire, in Italia la prima repubblica, prima ancora che si estinguano i partiti storici su quali si era retta l'Italia repubblicana fin dal secondo dopoguerra, prima ancora si consuma esperienza dei giornali che allora venivano detti fiancheggiatori, cioè il Partito Comunista Italiano, che è pronto a cambiare nome, anzi che nel 92 ha già cambiato nome grazie a Occhetto, non ha più le forze economiche per sostenere quelle esperienze e sostanzialmente non ha più la volontà culturale di proseguire quel progetto, perché ritiene che i giornali fiancheggiatori non gli servano più. Errore grandissimo che noi continuiamo a pagare. Io continuo a pensare che l'estinzione di una cultura di sinistra in questo paese, che noi tutti paghiamo, e la difficoltà nel ricostruirla abbia molto a che vedere col fatto che si sono interrotti quei canali fondamentali di contatto e di riflessione sulla società, che erano i giornali cosiddetti fiancheggiatori, che avevano un ruolo, come è stato ricordato, di grandi battitori liberi rispetto al PC. Non erano l'Unità e non erano Rinascita. Avevano una grande capacità di analisi della società e avevano la capacità di trasmettere le mutazioni di questa società a una sinistra che doveva elaborare una politica. Ma si fece un errore storico e il giornale L'Ora è prima di quell'errore. Grazie Bianca. Io devo ringraziare tutti gli intervenuti, oltre la scuola della LUMS che ci ha ospitato, e gli oratori innanzitutto della LUMS, che, scusate, non sono emozionato, della LUMS di Roma che ci ospita, e innanzitutto però i relatori che hanno avuto la pazienza di subire le mie incursioni per limitare la lunghezza degli interventi, ma so per esperienza che concentrare un dibattito in 2 ore nel nostro paese è molto complicato. Altrove ci riescono meglio di noi, speriamo di imparare meglio anche noi, però oggi siete stati tutti bravi. E penso di poter dire a nome di ognuno di voi che per ulteriori chiarimenti, eventualmente domande che sono rimaste inespresse o con risposte insufficienti, siamo tutti a disposizione eventualmente per fornire ulteriori chiarimenti in altra forma e successivamente. E spero che
potremo avere altre occasioni, cioè per realizzare in particolare altri momenti di approfondimento più organizzati sui vari aspetti che sono emersi, che purtroppo abbiamo potuto soltanto accennare, cioè il problema delle fonti, il problema se manchino i cronisti, i direttori o gli editori, e se quanto conta la legislazione attuale, e il problema anche che è venuto fuori da vari interventi della formazione in giornali che siano anche botteghe artigiane, scuole di formazione, come diciamo una volta lo erano, integrandosi con la funzione di scuole come questa, che io apprezzo moltissimo, perché io appartengo, i miei colleghi apparteniamo a generazioni in cui si diventava giornalisti e così solo a tentoni, diciamo, facendo bottega, quindi avevamo mediamente, i giornalisti erano meno istruiti, conoscevano meno le lingue, conoscevano meno la deontologia, la imparavano strada facendo e così via dicendo. Quindi da questo punto di vista c'è un grande avanzamento. C'è un problema però appunto questo dei laboratori di formazione, che in parte possono essere laboratori che giustamente servono nelle scuole, ma devono estendersi alla realtà dei media che lavorano veramente. E infine anche c'è il problema che perché le scuole di giornalismo hanno delle rette, hanno dei costi e sono diventati praticamente l'unico modo di accesso alla professione, bisognerebbe creare anche delle borse di studio, come avviene, molte borse di studio, come avviene negli altri paesi, perché sennò questa diventerà sempre più una professione per cento, insomma, no? Sarà, potrà permettere la scuola di giornalismo, così no. Questo sono grandi temi che non li stiamo scoprendo adesso, poi vedremo se è il caso di approfondirli insieme in altre occasioni, in altre forme. Diciamo, grazie a tutti veramente e alla prossima. Grazie. Ciao.